Normalmente io ascolto perché credo sempre di dover imparare, specialmente dai giovani, però siccome siamo qui per farsi conoscere mi faccio coraggio. Io vengo da Casole Terza e mi chiamo Tamara Tognetti e vi dico velocemente che è un territorio molto esteso, un 150.000 circa chilometri quadrati, ve lo dico per spiegare un po' la difficoltà dei volantinaggi e dell'attività. Ci sono 3.886 abitanti. Io sono fungiconzese, ma nel 2004, quando ci sono state le amministrative, essendo la famiglia di mio marito di Casole Terza, mi fu chiesto di andare ad aiutare nell'attività elettorale l'unico rappresentante di allora in Consiglio Comunale, rappresentante di Rifondazione Comunista. In quell'occasione conobbi qualche compagno, un po' in verità, del territorio, ma durante la scissione di Selle sono andati tutti, sono confluiti in quel partito. Ora, quel territorio, a parte una breve vita della Lega e nelle ultime elezioni un buon risultato a livello nazionale dei 5 Stelle, è un territorio dove si confrontano due blocchi. Uno è una lista civica che attualmente detiene il Comune e che ha votato per Monti ultimamente, formata da ex PD, ex Forza Italia, fino al rappresentante nella Val d'Elsa di Casa Pound, che siede in Consiglio Comunale, e l'altro blocco è il PD. Fra i due schieramenti ci sono delle grosse aggressività e entrambi, quando hanno tenuto l'amministrazione comunale, si sono fatti conoscere per speculazioni edilizie, avvisi di garanzia, processi, sequestri in un paesaggio particolarmente bello. E noi nel vuoto più totale abbiamo fondato un nuovo circolo. È un circolo che non ha sede, usiamo il mio computer, il mio telefono, la mia casa, però siamo riusciti con qualche aiuto del circolo di Poggi Gonzi, perché diciamo è stato il nostro papo, dove andiamo a lavorare alla festa d'estate e poi ci danno qualche soldino. Siamo riusciti però in una pratica che è durata quasi 5 anni a mettere 4 bacheche, cioè in un comune dove la speculazione edilizia la fa da padrone, la commissione edilizia ci ha bocciato continuamente le nostre bacheche. Siamo stati in provincia, abbiamo fatto delle cose incredibili, finalmente le abbiamo messe, abbiamo fatto via, abbiamo tutto quello che si poteva fare per costruire una grande cattedrale. Siamo riusciti a farcele poi accettare scrivendo che le avremmo fatte uguali, identiche a quelle dell'amministrazione comunale. Per noi mettere 4 bacheche è stato un... Allora, noi siamo, vi dico, 6 iscritti più 7 simpatizzanti attivi, 6 iscritti, cioè quindi 7 attivisti. Siamo senza soldi, però abbiamo voglia di fare. Mi raccomando, compagni, non vi scoraggiate, bisogna essere forti, come sono stati i nostri genitori, i nostri nonni, cioè non è retorica, insomma, ecco. E quindi voglio dire, in questi 7 serati noi abbiamo di sicuro 55 voti, che sono veramente comunisti di Casole Terza. Nelle elezioni del 2009, quando abbiamo istruito il circolo, abbiamo avuto addirittura 111 voti, però perché c'è un gruppo ambientalista che è passata alla Lega, ora è passata a 5 Stelle, insomma questa è la realtà. Però voglio dire, nonostante che siamo pochini, cioè in 7 facciamo tesoriere, segretaria, attivisti, iscritti, facciamo tutto insieme. Certo, per metterli insieme non è facile, insomma, gli preparo sempre merenda, insomma, non è che le nostre riunioni sono un pochino
insomma vanno un po' inospiti questi campani, però siamo riusciti a fare un'attività incredibile. Per esempio si festeggia il 25 aprile a Cassoli dopo anni che non si festeggiava più, addirittura senza essere in consiglio comunale, sono stata in una commissione comunale, questo statuto non so come. Per esempio abbiamo fatto anche dibattiti pubblici con il magistrato Domenico Gallo sulla Costituzione, storiche su Sant'Anna e Stazema, sulle donne del Risorgimento, e ora ultimamente lavoriamo su problemi ambientali. Ora c'è un comitato ambientalista di persone molto ricche, perché quello è un territorio di persone che hanno agriturismi e cose varie, però insomma cerchiamo di essere presenti, perché c'è un boom di multinazionali che stanno tentando di sfruttare il territorio toscano. Fra l'altro lì è un territorio che dove si fa dei prodotti agroalimentari, del turismo importante, perché insomma voglio dire è un territorio veramente veramente bello, ma molto molto violato. E ora ultimamente il presidente Rossi ha fatto un nuovo protocollo d'intesa con il direttore generale dell'ENI proprio per un maggiore sviluppo della geotermia. Lì facciamo delle grosse lotte contro il PD che sta dicendo che quella è una energia alternativa, quando se voi vedete anche i siti di medicina democratica vedete quanti morti, rischio sismico, inquinamento falda acquifere e tutti questi problemi. Peccato, volevo proporre alcune proposte di lotta. Una proposta di lotta? Va bene, per esempio sui mini gasificatori sembra siano stati legiferati da mettere nelle pompe di benzina, il discorso della geotermia, il discorso dell'acqua. E posso, due secondi scusatemi, ho letto ultimamente la recensione di due ricercatori inglesi che dicono che la disuguaglianza sulle popolazioni, perché io volevo entrare un po' nel discorso di come si formano compagni, come ci si relaziona, che forse anche quello è un problema, hanno notato che associato a una perdita economica ha un effetto corrosivo sia sulle relazioni individuali che sulla società nell'insieme. Insomma, le disuguaglianze economiche aggravano problemi sanitari e sociali, ma a fronte di una disuguaglianza maggiore le persone sono meno altruiste, ci sono una minore reciprocità nelle relazioni, una minore fiducia. Praticamente le categorie emergenti dentro e fuori il partito sono preoccupazione, isolamento, insicurezza, senso di non connessione con gli altri, perdita dell'identità e scopi nella vita. Credo si debba lavorare dentro e fuori il partito su questo. Grazie tante per questo.